Augusto De Santis, oggi a Montalfano davanti alla Stogit parte questa protesta del movimento NOAB. Sì, questo è un impianto esistente, è fra i più grandi d'Europa, stocca miliardi di metri cubi di gas e lo vogliono potenziare già da alcuni problemi ed è un impianto a rischio di incidente rilevante classificato ufficialmente in questo modo. È un impianto che vogliono appunto potenziare facendo stoccare in sovrappressione per dare immagazzinamento a oltre 400 milioni di metri cubi in più rispetto all'attuale capacità e poi vogliono fare dei gasdotti di collegamento verso il sud, verso Biccari, con un potenziamento del gasdotto esistente, addirittura farne uno nuovo, il Larino-Chieti. Questa nuova infrastrutturazione non serve ai cittadini abruzzesi perché la rete è già esistente ed è addirittura sovradimensionata, ma servirà solo a trasformare l'Abruzzo e l'Italia in un hub del gas, cioè una piattaforma logistica per trasportare il gas in Nord Europa, quindi fare import-export, beh, sulla testa dei cittadini. Non conviene, peraltro la pagheremo noi con le bollette, questa è un'altra beffa addirittura, quindi a loro rimangono i profitti, a noi tutti i rischi. Quindi noi diciamo che peraltro l'Italia non si può indirizzare verso le fonti fossili, per i prossimi decenni, ma dobbiamo uscire dalle fonti fossili, quindi progressivamente dovremmo smantellare queste strutture per fare rinnovabili, tecnologie, efficienza energetica. Questo è già il presente, ma deve essere sempre di più il futuro. Carmela Agrippa del Movimento 5 Stelle, vicino a una tematica ambientale che riguarda il nostro territorio. Sì, noi siamo sempre stati vicini a questo tipo di tematiche ambientali e per noi sono inconcepibili queste scelte scellerate da parte di, tra l'altro, di governi in questo momento illegittimi che addirittura autorizzano dei nuovi stoccaggi o dei nuovi metanodotti, tra l'altro che vanno in contrasto con quelle che erano invece, quella che era stata una delibera di giunta regionale. Numero 20 del febbraio 2015. Noi ci opporremo e abbiamo già come Movimento 5 Stelle, nella persona proprio di Gabriella Di Girolamo, che è la nostra senatrice di Sulmona, del territorio di Sulmona, ha già provveduto a inoltrare insieme ad altri deputati del Movimento 5 Stelle una missiva al Consiglio dei Ministri per bloccare queste procedure. Francesco Scutti del comitato Difendiamo Montalfano, siete anche voi oggi qui per questa protesta. Sì, siamo qui per ribadire la nostra protesta contro purtroppo la mancata realizzazione del piano di evacuazione esterna, legge Seveso del 2015 che hanno recepito tutti, ma solo qua non l'hanno applicata. Noi siamo nati un paio di anni fa circa perché c'era un Abruzzo insostenibile, proprio noi abitiamo vicino a questo impianto e abbiamo iniziato queste lotte che purtroppo ci ha portato solo un po' alla realizzazione di non sentire più tanto la puzza come prima, però devo dire la verità, un po' puzza ancora. Ma la cosa che ci preoccupa di più appunto è questa mancanza di piano di emergenza esterna, perché noi siamo come si dice, è un impianto ad incidente rilevante. E appunto, se la prefettura insieme al comune non fanno questo piano di emergenza esterna, noi logicamente siamo preoccupati, anche perché l'abbiamo messo per iscritto sia alla prefettura sia al comune di darci dei chiarimenti. La risposta è stata solo della prefettura dicendoci che stanno lavorando. Ma questo temporizzare di questa situazione ci allarma ancora di più, logicamente. Ecco, in zona l'odore è sempre molto forte, molto acre, ma qual è l'incidenza dei tumori nella zona? Beh, ahimè, purtroppo è molto alta, non solo l'incidenza dei tumori, ma anche problemi cardiaci, respirazione, eccetera. Purtroppo non abbiamo ancora il registro che hanno citato pure le 5 Stelle, il signor Smargiarsi, però secondo me Montalfano è molto, molto a rischio. Non lo so se dipende solo dalla Stogit, però so che parecchie persone sono morte, anzi, tantissime persone sono morte con tumori o problemi simili.